Qualcuno di voi ci segue da un bel po' di anni. Cioè, e quando dico ci segue, no, ci insegue. No. Sono andato, c'è chi fa. Non è che fanno il battuto scemo, ma un po' ridere, le fanno un po' ridere. Se a me già ridere a cacopo, ci siamo giù. Dicevo, parlando prima con qualcuno del fan club che è venuto un po' prima, un po' nel senso che insomma, siete precisi proprio. Dicevo, sono qualcuno 12 anni che voglio veramente la 5 maitis. Ha detto qualcuno là, quando hai fatto la prima comunione? No, non propriamente. Come vedete, in 12 anni qualcuno ha perso una vista. Parecchio ha perso la vista. Questo svela il perché quando si fanno gli spettacoli si studiano in luce. È così. Ma dico, parecchi, dicevo, seguono tutte le mie canzoni da 12 anni, eh. Io ho una bella pacienza, insomma. Ed io qualche volta mi diverto a ricordare le canzoni che invece ne andavo io degli altri. Mi diverto. La prossima canzone è una canzone che io adoro, appartiene alla storia della musica italiana. Però non adoro particolarmente chi l'ha scritto. Dice, che significa? A me non ti piace chi l'ha scritto, ti piace canzone. Capito pure, dice, ma a me Gianluca da Pozzo non mi piace proprio, però ci sta quella canzone. Ed è forse una che non vi aspettate, perché veramente chi l'ha scritto potesse essere mio nonno, non mio padre. Il che vuol dire? Insomma, la tenera età. Ma credo che quando si scrive una canzone che raggiunge e che tocca i cuori delle persone, più che il cuore, l'anima proprio, secondo me, a prescindere di quale repertorio abbia alle spalle un artista, in quel momento è riuscito. Io spero che da me, dalla mia di anima, passi alle vostre, senza dire di chi sia o quando sia stata scritta. Dentro camera.